Cinque segni che una persona egoista e malvagia. Quali sono cinque segni che ti fanno capire che hai a che fare con una persona egoista e malvagia? Il primo segno importante che hai a che fare con una persona egoista e malvagia è che non prova empatia, cioè mette sempre se stesso davanti a tutto e davanti a tutti. Non gliene fotte niente di quello che capita agli altri. È più importante un'unghia incarnita per lui che, diciamo, un tumore al cervello per te. Quindi è totalmente concentrato su se stesso. Il secondo segno è che, diciamo, è una persona che deforma la realtà, cioè utilizza tutti i sistemi per farti percepire una realtà diversa da quello che è, sempre per ottenere degli obiettivi fondamentali. Questo è un secondo segno importante. Terzo segno è che metti in atto nei tuoi confronti gaslighting, cioè ti fa passare come una pazza o un pazzo, cerca di dire che hai dei vuoti di memoria, che non ti ricordi, che questo, che quello, che ti sei sbagliata, che sicuramente non era così, che lui non ha mai detto quelle cose, oppure che non ha mai fatto queste cose, oppure che tu hai detto, che tu hai fatto. Insomma, ti cerca di farti passare per pazza. Il terzo segno fondamentale, anzi, il quarto segno fondamentale è che questa persona, in tutti i casi, nei tuoi confronti, cerca di farti sentire sempre in colpa, cerca di farti sentire sempre in colpa e non è mai colpa sua, è sempre eteroattributivo, cioè attribuisce sempre la colpa agli altri e soprattutto nella relazione con te attribuisce a te la colpa, ti fa sentire una merda fondamentalmente. E il quinto segno è che alimenta fortemente la tua disistima, cioè cerca di squalificarti, cerca di farti sentire come se fossi uscita difettosa dalla fabbrica, come se valessi poco, anzi, come se non valessi nulla. Metti un like, condividi il video con tutti i tuoi amici. Ciao a tutti e seguimi su tutti i canali YouTube.